Secondo l'ONU, ogni anno vengono riciclati dagli 800 ai 2000 miliardi di dollari, di cui una buona fetta, tra i 200 e i 300 miliardi, solo in Italia. Si tratta di soldi frutto di attività criminali, soldi che con il riciclaggio vengono reimmessi nell'economia legale, risultando sulla carta frutto di attività lecite. Ma come fanno le organizzazioni criminali a far sparire tanti soldi sporchi per poi farli ricomparire puliti? Ciao, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo dei 7 metodi più comuni per riciclare soldi sporchi. Mi raccomando, non fatelo a casa. Prima di iniziare, però, bisogna vedere che cos'è il riciclaggio di denaro. Con riciclaggio e autoriciclaggio si intendono tutte quelle attività finalizzate a nascondere la provenienza illecita di ricchezze. Ricchezze che possono essere sotto forma di soldi, case o beni di altro tipo, come macchine o, come vedremo, opere d'arte. Ormai risalire ai movimenti di soldi è più facile, quindi i manigoldi vogliono assicurarsi di poter spendere denaro senza preoccuparsi di chi si potrebbe chiedere: ma da dove hanno preso tutti questi soldi? Ma prima di conoscere i metodi, dobbiamo capire come funziona il riciclaggio. Prima di tutto si divide in tre fasi, che ci sono utili per capire poi tutto il resto: il collocamento, la stratificazione e l'integrazione. La prima fase, la fase di collocamento, consiste nel far entrare i soldi all'interno del sistema legale, o comunque nel mettere i capitali in condizione di essere facilmente trasferibili altrove, come faremmo con i soldi che abbiamo in tasca. I soldi nella fase di collocamento tipicamente sono in mano a dei prestanome. Qualcuno che risulti proprietario delle somme, anche se non lo è per davvero. I proprietari reali, che li hanno guadagnati per mezzo di reati, non li possono ancora usare senza destare sospetti. In altre parole, i soldi nella fase di collocamento sono ancora sporchi. Il lavaggio vero e proprio inizia con la stratificazione, la nostra seconda fase. Dopo il collocamento, e quindi dopo aver reso i soldi trasferibili, è possibile farli girare. Di solito si fanno passare per un gran numero di banche e società in paesi diversi, tutti strati che nascondono la fonte originale del denaro. Così, dopo la stratificazione, risalire alla prima origine dei soldi diventa quasi impossibile. A questo punto si potrebbe dire che già non sono più così sporchi. Non sono propriamente puliti, non basta aver nascosto la fonte illecita. Prima di poter tornare in mano ai proprietari, infatti, bisogna trovare il modo di far risultare che questi soldi provengano da una fonte legale. E qui subentra l'ultima fase, la terza fase, l'integrazione. In questa fase i soldi vengono fatti tornare in mano ai criminali attraverso diversi pretesti. Ad esempio una società fantoccio o complice che, usando i soldi riciclati, investe in dei loro progetti d'impresa. Ma ne vedremo molte altre. Queste tre fasi possono essere considerate l'ABC per capire i metodi di riciclaggio. E ora che abbiamo visto le basi, possiamo andare a vedere i metodi più usati per riciclare denaro. Uno dei metodi più comuni e classici per riciclare soldi sporchi si basa sui contanti. I gruppi criminali sfruttano imprese in settori che possono giustificare un grosso flusso di denaro fisico, come ad esempio cinema, bar, ristoranti. Dei prestanome acquistano queste attività. Poi si finge che le attività vadano bene, che riescano a vendere tanto. Se ne gonfiano gli incassi con i contanti da riciclare, facendoli risultare come guadagni dell'attività. Di base passano per la cassa. Di solito questo metodo riguarda soprattutto il collocamento, la prima fase. Il denaro infatti va in mano ai titolari delle attività e i criminali non possono ancora usarlo senza rischi. Tuttavia, dalle imprese coinvolte può essere facilmente trasferito senza attirare sospetti, permettendo così di avviare la seconda fase, la stratificazione. Quindi attraverso diversi trasferimenti si crea un percorso che farà perdere le tracce dell'origine dei soldi. Un esempio di questo metodo è la rete scoperta nel 2020 nell'area di Milano dall'unità antiriciclaggio di Palazzo Marino. Gli investigatori, dopo lunghe indagini, hanno segnalato un grosso gruppo di piccole e medie imprese coinvolte a livelli diversi nel riciclaggio per conto di mafie e gruppi terroristi africani. Per la precisione si tratta di ben 234 società con 210 imprenditori interessati, per lo più persone provenienti da zone ad alta infiltrazione mafiosa. Ma ci pensate, 210 persone coinvolte? La maggior parte di queste attività erano appunto in settori in cui di norma girano molti contanti, come bar, ristoranti e parcheggi a pagamento.
Ecco, pensate quanto sia facile far figurare che ad un parcheggio a pagamento un giorno siano passate più macchine e quindi si sono stati ricevuti molti più soldi. Nell'organizzazione poi hanno identificato anche diverse realtà adatte alle fasi finali di integrazione, in particolare nel settore immobiliare. Gli investimenti in case e altri immobili infatti sono due dei metodi più usati per riciclare denaro sporco, ma lo vedremo nel dettaglio negli ultimi capitoli. Di base il gioco consiste nell'alterare i prezzi rispetto a quelli di mercato. Torniamo però al caso di queste imprese della zona di Milano. Secondo gli inquirenti dal 2014 al 2020 avrebbero riciclato oltre 1 miliardo di euro, una cifra non da poco, che mostra come puntare sulle imprese ad alto flusso di contanti sia ancora un metodo efficace, purtroppo, nonostante probabilmente sia il più conosciuto. Ed in effetti è quasi impossibile dimostrare che, ad esempio, un bar abbia davvero venduto quanto dichiara. Quando vengono usate imprese ad alto flusso di contanti, poi, è anche possibile saltare le tappe facendo autoriciclaggio. Come l'autolavaggio in Breaking Bad, per intenderci. Qui a riciclare i soldi è direttamente chi ha commesso il reato, o comunque qualcuno legato in modo molto stretto all'attività criminale di partenza. Così facendo è possibile saltare la stratificazione. Non c'è bisogno di trasferire il denaro. In questo caso, infatti, i soldi risultano come un guadagno legittimo del criminale titolare. Possono essere registrati come incassi dell'attività emettendo fatture e scontrini falsi. E quindi possono essere usati subito senza particolari rischi. Il problema del sistema dell'autoriciclaggio però è che non si possono lavare troppi soldi tutti insieme. Se hai un bar puoi gonfiare un po' gli incassi senza destare sospetti, ma nel limite del realistico non si può far risultare un incasso da milioni di euro. In alternativa gli interessati dovrebbero controllare un'attività abbastanza grande da giustificare anche incassi maggiori, come faceva Gus Fring con il Pollos Hermanos nella serie Breaking Bad. Usare una singola grossa impresa però è molto più rischioso che rivolgersi a tanti piccoli negozi. Per le autorità è più facile controllare i conti di una sola società. Per questo la versione alla Gus Fring nella realtà sarebbe piuttosto insolita. Di solito infatti l'autoriciclaggio per mezzo di un'attività di proprietà avviene per somme relativamente piccole, altrimenti è meglio rivolgersi ad altri imprenditori disposti a collaborare. Di base quindi, tolti i casi particolari di autoriciclaggio, questo primo metodo serve per il collocamento. Ma ce n'è anche un altro, più snello, usato per lo stesso scopo, lo smurfing. La parola smurfing deriva da puffi, in inglese, che si dice smurf. Ma cosa vuol dire che riciclano usando i puffi? Lo smurfing, detto anche strutturazione, consiste nel far trasferire i soldi da riciclare tramite tante piccole operazioni a nome di persone diverse. Tanti piccoli puffi. Funziona così. Un gran numero di collaboratori depositano una porzione del denaro sporco in conti bancari a loro nome, di solito in cambio di un compenso o sotto minaccia. Questi depositi però sono tutti inferiori alla soglia oltre cui possono scattare controlli antiriciclaggio. In Italia, per esempio, dal 2019 è di 10.000 euro depositati in un mese. Quindi, usando i cosiddetti puffi, i gruppi criminali riescono a mettere i soldi nel sistema bancario, aggirando i controlli. E una volta che i soldi sono depositati, sarà possibile trasferirli in banche o società complici, iniziando così la stratificazione. Talvolta poi lo smurfing si può anche fare direttamente portando contanti all'estero, sempre al di sotto della soglia che fa scattare i controlli per i contanti. Un esempio di riciclaggio tramite smurfing, per dare l'idea, è quello della criminalità cinese in Italia. Attraverso app di pagamento che garantiscono l'anonimato, tante persone diverse inviano somme contenute verso la destinazione, di solito una banca in Cina. Sempre loro, oltre che con le app, operano portando in Cina valigette piene di contanti, con somme al di sotto della soglia per i controlli. Poi, una volta arrivati i soldi in Cina, diventa quasi impossibile scoprirne la provenienza, visto che le banche cinesi sono molto poco collaborative con le autorità di altri paesi. Ma questa è tutta un'altra storia. Prendendo l'esempio della criminalità cinese in Italia, poi, si nota un'altra cosa, cioè che non sempre i puffi sono tali in modo consapevole. Nel 2015, ad esempio, si è scoperto il caso di un gruppo criminale cinese che riciclava sfruttando i money transfer. Per farlo, usavano i dati di un gran numero di persone, per lo più dati di altri cinesi iscritti a Tiantian, un servizio per telefonare in Cina a prezzo più basso. A questo punto, usando i dati personali, compilavano tutti i documenti e falsificavano le firme, per fare trasferimenti a nome di queste persone inconsapevoli, senza che ne sapessero nulla. E con questo metodo, prima di essere scoperti, sono riusciti a riciclare quasi 5 miliardi di euro tra il 2006 e il 2010. Ok, fin qui abbiamo parlato dei metodi più comuni usati soprattutto per la fase di collocamento, quella iniziale. Ora vediamo come funziona dopo.
Cioè, come si fa di solito con la stratificazione e con l'integrazione? In che modo, una volta resi trasferibili, i soldi sporchi li fanno tornare al punto di partenza puliti, almeno in teoria? Avrete capito che i metodi di riciclaggio non si escludono a vicenda. Presi da soli, in molti casi sono incompleti e riguardano solo una o due fasi del riciclaggio. Ed anche i metodi che riguardano la stessa fase possono coesistere. Un'organizzazione criminale, ad esempio, potrebbe benissimo sia gonfiare gli incassi di un negozio che usare lo smurfing. Comunque, superato il collocamento, è necessario cancellare le tracce dell'origine dei soldi. E qui inizia la fase di stratificazione. Uno dei metodi più usati a questo punto è ottenere la complicità di un banchiere o di qualcuno con un ruolo di spicco in un altro tipo di società finanziaria, ma perché banalmente nella loro attività girano molti soldi. Di solito i banchieri complici fanno in modo di ripulire i soldi facendo un gran numero di operazioni mirate, sfruttano le loro competenze e la loro posizione professionale. Soprattutto fanno un gran numero di cambi di valuta e trasferimenti internazionali, il che rende particolarmente difficili eventuali indagini, rendendo necessaria la collaborazione tra più paesi. Poi, sempre grazie al loro ruolo e alle loro competenze, i complici possono dare un grosso aiuto anche nel far tornare i soldi puliti. L'integrazione. Aiutano a far risultare la fonte del denaro lecita e credibile. Talvolta poi capita che le banche da usare per il riciclaggio siano del tutto controllate dalle organizzazioni criminali, con al vertice non semplici collaboratori, ma veri e propri affiliati. È il caso ad esempio di quanto scoperto con l'operazione Thomas in Calabria, iniziata nel 2020. L'indagine della Guardia di Finanza nell'area di Crotone ha scoperto un gruppo molto attivo dell'Ndrangheta. Il boss del gruppo, Nicolino Grande Aracri, sarà condannato al 41 bis. Tra i membri più importanti dell'organizzazione c'era il banchiere Ottavio Rizzuto, banchiere che al tempo era tra i maggiori azionisti e presidente del consiglio d'amministrazione della Banca di Credito del Crotonese. In quel caso sono stati accusati di essere totalmente al servizio dell'Ndrangheta. Anche se non si sono riusciti a fare stime precise su quanti soldi avrebbero riciclato, si parla di oltre 1 miliardo di euro. Ma non bisogna credere che questo fenomeno riguardi solo gli istituti finanziari piccoli. Anche molte delle più grandi ed importanti banche mondiali sono state coinvolte in casi di riciclaggio. Di solito, soprattutto nelle realtà più grandi, non è la banca in sé ad essere complice. Si tratta piuttosto di singoli dipendenti con ruoli apicali, che, a fronte di un cospicuo compenso, usano la loro posizione per far passare i soldi sporchi, evitando i controlli o falsificando i documenti. Un esempio è il caso HSBC, scoperto nel 2012. Ben due cartelli della droga sono riusciti a riciclare almeno 881 milioni di dollari attraverso la banca. E a parte le pene per i responsabili, HSBC per questa storia pagherà una multa da 1,9 miliardi di dollari. Questo metodo basato sulla collaborazione delle banche permette di riciclare enormi quantità di denaro. Ma al giorno d'oggi c'è un altro metodo ancora più efficiente, meno costoso e molto difficile da tracciare. Le criptovalute. Piccola premessa, non ce l'abbiamo con le criptovalute, ma in questo caso bisogna parlarne. Con le criptovalute è possibile trasferire anche grosse somme di denaro quasi come se fosse depositato in banca e attraverso diversi stratagemmi è possibile usare portafogli blockchain senza un titolare dichiarato o con un'intestazione ad un nome falso. In pratica si tratta di un sistema finanziario parallelo a quello ufficiale e molto difficile da controllare. Soprattutto nel caso di criptovalute basate su sistemi decentralizzati come i Bitcoin o i Monero. Queste due criptovalute in particolare si basano su un sistema del tutto automatico, eliminando così la necessità di un garante, cioè di un'autorità centrale che sia responsabile della legalità delle operazioni. Ci sono gli exchange di criptovalute che possono svolgere questo ruolo, è vero, ma per chi sa usare la blockchain non sono un passaggio obbligato. Parlando dei metodi di riciclaggio, le criptovalute decentralizzate possono essere usate soprattutto per la fase di stratificazione. Partiamo dall'ipotesi in cui i criminali abbiano ottenuto i guadagni illeciti direttamente in criptovalute, perché altrimenti correrebbero dei rischi a comprarle sugli exchange. Faccio una precisazione. Se avessero dei soldi sporchi da convertire in criptovalute, quindi nella fase del collocamento, correrebbero importanti rischi. Per comprare le criptovalute usando i contanti, infatti, dovrebbero rivolgersi necessariamente ad un exchange. E in quel caso l'acquisto dovrebbe essere registrato e sarebbe sospetto. Il metodo più usato per il collocamento in questa fase per evitarlo è lo smurfing, che abbiamo spiegato prima. Con tante persone che trasferiscono somme contenute in uno o più portafogli blockchain. Quindi adesso ritorniamo al discorso iniziale.
dei criminali con delle criptovalute nei propri portafogli blockchain. Una volta depositati i soldi sui portafogli digitali, è possibile trasferirli in sicurezza. Passare quindi alla stratificazione. Le operazioni sono registrate nel sistema, ma non sono collegate a nessuna identità reale, o comunque a un'identità che sarebbe interessante per gli inquirenti. Così può iniziare il percorso facendo passare i soldi tra diverse banche e società, per nascondere la loro origine. Dopodiché sarà necessario passare alla terza fase per far risultare una fonte lecita. L'integrazione. In alcuni casi è anche possibile saltare la stratificazione, usando subito le criptovalute per comprare in modo anonimo oggetti su siti di e-commerce che permettono l'anonimato. Questo però può funzionare senza destare sospetti solo per le somme piccole. Non sarebbe possibile, per esempio, comprarsi una macchina o investirli per comprare una propria impresa. Insomma, usare le criptovalute per il riciclaggio è qualcosa di comunque molto complesso. Vediamo un esempio. Nel 2022 è stato scoperto un caso dalla Procura di Napoli. Un piccolo gruppo nel rione Sanità, esperto in blockchain e finanza digitale, prendeva i soldi in contanti e si occupava di spostarli in portafogli blockchain. Il collocamento. Riciclavano soldi soprattutto per conto di falsari locali. Non abbiamo una stima esatta, quello che si sa è che non gestivano somme per criminali molto grossi. Infatti si potevano permettere di saltare la stratificazione, la seconda fase. Lo facevano consegnando le chiavi di accesso ai portafogli direttamente ai criminali, che poi usavano le criptovalute per fare acquisti online. Il problema nell'usare le criptovalute però è che per farlo, senza rischiare di essere scoperti, bisogna avere discrete competenze informatiche, competenze che soprattutto nel mondo criminale non tutti hanno. Tuttavia, per quelli a cui manca la complicità di un banchiere e non sono bravi con il computer, ci sono anche alternative più semplici, ma altrettanto efficaci. Torniamo indietro di qualche tempo. Un metodo classico di riciclaggio, che di solito permette di saltare la stratificazione, è quello di usare i casinò. I criminali possono far risultare i soldi sporchi come vincite, giustificando così i guadagni, talvolta anche accordandosi direttamente con i proprietari, o comprando loro stessi un casinò da usare. Oppure possono semplicemente cambiare i contanti in fish, magari con l'aiuto di collaboratori sul modello dello smurfing, per poi cambiare di nuovo le fish in denaro, così che sulla carta potranno comunque risultare come soldi arrivati dal gioco. Pura fortuna. Con questo metodo riescono a riciclare anche cifre molto consistenti. Un esempio del riciclaggio per mezzo del casinò è quello scoperto dalla Procura di Brescia del 2021, chiamato anche il caso Banda delle Fish. Un gruppo di imprenditori usava i 4 casinò italiani per convertire soldi sporchi in fish, sia per riciclarli per conto di criminali che per aiutare gli affiliati ad evadere le tasse. Per farlo, senza attirare l'attenzione, si facevano aiutare da molti collaboratori. Nell'indagine si arriverà a circa 90 indagati. Ma cosa facevano tutte queste persone? Il loro compito era comprare una certa quantità di fish in contanti, al di sotto della soglia oltre cui scattano i controlli. Poi, dopo aver passato del tempo al casinò per non destare sospetti, portavano le fish al quartier generale. Qui poi sarebbero state redistribuite a chi aveva fatto partire i soldi da ripulire. Quindi i criminali ricevevano i soldi sotto forma di fish, da cambiare ai casinò, facendole risultare come frutto di una vincita al gioco. Un meccanismo semplice, ma allo stesso tempo non facile da scoprire. Uno dei responsabili, durante la perquisizione nella sua società, ha anche provato a corrompere i finanzieri offrendogli 70.000 euro. Questo ci dà idea di quanti soldi girano in queste situazioni. Quindi, quello dei casinò è un sistema abbastanza semplice. Il rischio maggiore, come nello smurfing, sta nel fatto di doversi rivolgere a tanti collaboratori, ognuno dei quali potrebbe fare qualcosa che attira l'attenzione. Il prossimo metodo che vediamo invece ha bisogno di una quantità minima di persone, ma per attuarlo in modo non sospetto il criminale deve essere già ricco in partenza e con soldi puliti. Parliamo di uno dei metodi più infidi di riciclaggio, forse anche più delle criptovalute: sfruttare l'arte. Le opere d'arte di valore sono da sempre molto usate per il riciclaggio di denaro. Infatti basta giocare sul fatto che non hanno un prezzo definito. Il loro valore di mercato può solo essere stimato, tant'è che la modalità più popolare per vendere opere d'arte è tramite un'asta. Un criminale quindi può comprare un'opera da un complice facendo risultare sulla carta un prezzo più basso di quello che ci si aspetta davvero dal mercato. La differenza però in realtà viene pagata in nero, con i soldi sporchi. Così è come se i suoi capitali fossero investiti nell'opera, con la possibilità di ritirarli o integrarli rivendendola. Dopo averla venduta poi, tutti i soldi, compresi quelli sporchi pagati in nero, risulteranno leciti, come derivati dalla nuova vendita.
Questo metodo di riciclaggio è particolarmente apprezzato perché permette di velocizzare molto le fasi. Il collocamento avviene con l'acquisto del quadro e si passa quasi direttamente all'integrazione dei soldi nel sistema legale. Tuttavia, riciclare denaro usando il mercato dell'arte ha un ostacolo, cioè che quello da cui parte l'operazione, il primo acquisto, deve già avere un patrimonio che risulti da fonti legali, che giustifichi l'acquisto dell'opera, della parte di pagamento non in nero. Cioè, se un tizio che sulla carta fa l'imbianchino e non ha più di 10.000 euro in banca comprasse un'opera d'arte da 100.000 euro, beh, la Guardia di Finanza due domande se le farebbe. Le opere, a prescindere da come vengano comprate, possono essere comunque usate come riserva di valore, in alternativa a conservare montagne di contanti, come faceva ad esempio Matteo Messina Denaro, come abbiamo scoperto dopo l'arresto. Fino ad ora però abbiamo visto quello del mercato dell'arte più come una forma di autoriciclaggio che di riciclaggio. Talvolta però può anche esserci un personaggio abbastanza facoltoso o una società che usa le opere d'arte per ripulire i soldi per conto di altri. Oppure più semplicemente qualcuno che faccia da intermediario tra criminale, venditori e acquirenti. Ma ovviamente questa persona lo farebbe solo in cambio di cifre molto consistenti. Un caso del genere abbastanza eclatante è stato scoperto negli Stati Uniti, a Philadelphia, nel 2011. La polizia trovò un grosso spacciatore in possesso di ben 47 quadri, alcuni di Picasso e di Dalí. 14 erano a casa sua e 33 in un suo magazzino. Il tutto per un valore di decine di milioni di dollari. Ma anche con l'arte è difficile ripulire del tutto grandi somme. Almeno abbastanza da renderle utilizzabili per fare investimenti importanti, come aprire una grossa impresa. Quindi per quest'ultimo passaggio, per riciclare davvero tanti soldi, c'è l'ultimo metodo, probabilmente il più efficace per reintegrare i soldi nell'economia legale. L'ultimo metodo che vediamo riguarda lo sfruttamento del settore immobiliare. Anche gli edifici, infatti, così come le opere d'arte, non hanno un valore definito. La valutazione, quando c'è, è frutto di una stima e del rapporto tra domanda e offerta. Il prezzo finale, infatti, alla fine dei conti dipende solo dal mercato, da quanto l'acquirente accetta di pagare. Quindi, come nei quadri, è facile alterarlo. A differenza dei quadri, però, nel settore immobiliare si possono muovere molti più soldi. Senza dimenticare poi che gli immobili, una volta comprati, possono anche generare profitti. Possono diventare sia una fonte diretta di guadagno che un ulteriore strumento di riciclaggio. Ma come funziona? A comprare le case sono le società fantoccio del criminale. Le società infatti hanno i soldi dopo la fase di stratificazione. Quindi i soldi sono investiti nell'immobile. Dopo averla tenuta per un po' di tempo e magari averla affittata, la società fantoccio rivende l'edificio, l'immobile, al criminale. Questa volta però ad un prezzo più basso. Quindi dopo questo acquisto, parte dei soldi partono dal criminale e ritornano alla società fantoccio. La differenza tra il primo acquisto e il secondo rimane cristallizzato nell'investimento nella casa. A questo punto il criminale, proprietario della casa, può rivendere l'edificio al prezzo di mercato. Tutti i soldi ottenuti dalla vendita risulteranno puliti e utilizzabili. Rimane soltanto da ripulire i soldi rimasti nella società fantoccio. Volendo, il criminale può anche tenere gli edifici, che a questo punto risulteranno comunque comprati in modo legale. Un esempio di questo tipo di riciclaggio è stato scoperto a inizio 2023 ad Ancona, con un'indagine congiunta tra polizia italiana e olandese. Uno spacciatore internazionale olandese aveva usato i soldi sporchi per aprire un B&B di lusso nei pressi di Ancona, ovviamente intestato a un prestanome. Il tutto per mezzo di sue società fantoccio che, dopo la fase di stratificazione, avevano eseguito l'acquisto dell'immobile. Ed il vantaggio per il criminale è che, una volta creato il B&B, non solo già di suo porta guadagni affittando, ma può anche essere usato come un ulteriore strumento di riciclaggio, difficile da scoprire e che può giustificare un consistente flusso di soldi dall'estero. Inutile ripetere che sono tutti metodi illeciti. Ma secondo voi, cosa si dovrebbe fare per combattere il riciclaggio? In Italia si fa abbastanza? Fatecelo sapere nei commenti, che io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!